Negli anni di guerra, Krakowski ha prodotto centinaia di filmati raccontando quanto accadeva sui vari fronti. La Sasha Film è diventata un gigante, tanto che nel 1916, alla storica morte dell'imperatore Francesco Giuseppe, viene incaricata di filmare i funerali e distribuisce ben 300 copie del film in tutto l'impero. Questo fu forse l'ultimo paradossale blockbuster dell'impero asburgico. Luca Comerio filmò per parte italiana l'intero percorso della guerra. Fu l'unico civile a poter effettuare riprese nelle zone belliche. Godette dunque di una libertà eccezionale che, unita alle sue doti tecniche e documentaristiche, produsse dei film memorabili che spesso resero evidente la durezza del conflitto e solo in parte furono condizionati dalla censura. Nel 1918 riprese l'ingresso dell'esercito italiano a Trento e Trieste. La guerra era finita. Bisogna aspettare gli anni 80 e 90 del secolo scorso perché si realizzi una collaborazione tra storici italiani e austriaci. Una collaborazione che si è poi rafforzata proprio in questi anni. Storici della Grande Guerra di entrambi i paesi si sono seduti intorno a un tavolo per scambiarsi i risultati delle proprie ricerche sulla Prima Guerra Mondiale in Austria e in Italia. E si sono sempre più portati in avanti verso una storiografia transnazionale della Prima Guerra Mondiale. Ciò ha comportato scrivere la storia di questa guerra in un progetto condiviso. Riunire intorno a un tavolo storici italiani e austriaci per discutere di questa guerra, delle leggende e dei miti che ha creato. Bene, i più non si capacitano che, non voglio certo dire tutti, ma insomma molti, quella guerra l'abbiano voluta. E allora mi capita, facendo il mestiere che faccio, di dire: sentite, l'educazione civica è una bella cosa, i nostri valori pure. Però guardate che c'è stato anche il militarismo, brutta cosa, c'è stato il guerrismo. Brutta cosa, d'accordo. Insomma, ci sono state delle motivazioni variegate e in contraddizione l'una con l'altra che hanno spinto un bel po' di gente allora, e molto spesso erano i più giovani, a volere l'entrata in guerra dell'Italia, così come negli altri paesi, dalla parte dell'intesa e dalla parte dei imperi centrali, molti non solo si sono assuefatti alla guerra e hanno obbedito agli ordini, ma molti addirittura l'hanno voluta, perché facciamoci una ragione, cerchiamo di capire perché loro l'hanno voluto mentre noi riteniamo oggi che non l'avremmo voluto. Ma vai a sapere veramente come avremmo ognuno di noi ragionato nel 14-15. È una bella domanda e io personalmente me la pongo. Thank you.
Bianca de Charon è una giovane di buona famiglia bergamasca, orfana di madre. Di lei si occupa amorevolmente il padre generale, che le ha dato un'ottima educazione. Intelligente, vivace, tiene un diario su cui durante tutta la guerra annota le sue emozioni. Nel 1914 Bianca ha 21 anni, quando la prima guerra mondiale infiamma l'Europa. Comincia l'anno nuovo in questo istante. Buongiorno, anno nuovo. Che mi porti di bello e di buono? Ti prego, sii gentile e generoso e fa contente le poche persone a me immensamente care. Torino si sta benissimo, tranquillità assoluta, ottimi spettacoli e per di più i teatri affollatissimi. Io non capisco più niente. Non ho mai visto tanta gente correre a divertirsi come ora. Le finestre sono tutte aperte, le case abitate, le messe chic affollatissime. Poi è una bella sorpresa sempre il vedere uomini in divisa. Con le mie amiche Nori e Lavinia abbiamo incrociato il conte Guido, che mi hanno presentato. È anche lui di Bergamo, come me. Amare un uomo d'ingegno e di cuore ed essere riamata, dedicandogli la vita intera, e per lui rinunziare a tutto. È il più bel sogno di una donna. Ed è il mio sogno. Dichiarazione di guerra. E il grande incendio ha appiccicato fuoco alle vesti dell'Italia. E io comincio a credere che tutta questa gente scaldata per la guerra siano dei grandi bambini che si immaginano che i soldati siano di stagno, i cannoni di latta con le palle di sughero, tutta l'armata piccola e grottesca che è stata la loro gioia nella loro infanzia, durante i loro giochi. Tu sei partito, ma il mio pensiero, il mio cuore, tutto il mio essere ti segue anelando, incapace di comprendere come potrò sopportare questo martirio. Thank you.
cosa avrei dato per poter essere laggiù, per vedere sul tuo viso, per leggere l'impressione della mia lettera. Ma perché la vita ci tortura per delle cose così meschine e così inutili? Perché non permette di adorare, di prendere ciò che è il nostro sogno? L'amore è una cosa meravigliosa, della quale gli uomini non potranno mai fare a meno. Essere amata di un amore infinito, essere amata da un'altra persona che sente come noi, tutto. Quanti cuori di madri, di sorelle, d'amanti seguono questi giovani soldati che partono per destinazione ignota. E loro quanto disprezzano per la morte, per la guerra. Quanta sicurezza nei loro 20 anni. Sono là, fra tanti orrori, tante tristezze. E alla sera nessuno allevia la loro stanchezza. Nessuno dice loro parole dolci di conforto. Nessuno li aspetta a casa con ansia. Troppo lontani, troppo. Ci sono persone che li seguono con il pensiero. E il pensiero è troppo una cosa astratta perché procuri una dolcezza mia e perché infonda coraggio. Ma pure è dolce riposare la propria fatica di vivere nella sicurezza di qualcuno che veglia per noi. Sono entrata in servizio alla Croce Rossa, reparto Garze. Quanta tristezza, quanti dolori nella vita, quanti feriti e chissà quanti morti. E nessuno sa i loro singoli nomi, sono una folla. La folla che cade sui campi della gloria, dove è come una spiga sui campi quando un contadino falcia. Facciamo ogni giorno quel poco di bene che possiamo. E ho cercato anch'io di fare qualcosa per la patria, di rendermi utile a qualcuno. L'ho fatto con entusiasmo, nel migliore dei modi che potevo. E ora ho il rammarico di non aver fatto di più, di non poter fare ancora. Come vorrei esserti vicina. Penso a tutto lo spazio che ci divide. Penso che io non ho mezzi per vincere il cammino terribilmente lungo. E sono sopraffatta da una grande tristezza. Ma io te lo giuro. Qui, dove nessuno mi sente. In queste pagine che nessuno leggerà mai. Io te lo giuro che ti amo. Che ti amo disperatamente. Thank you.
lasciato la mamma mia. L'ho lasciata per fare il soldato. Venti giorni sull'ortigara, senza il cambio per dismontare. Lezione di vita con questa lettera. Bianchina cara, tu sei una ragazza intelligente ed osservatrice, ma mi pare un po' troppo scettica data la tua giovane età. Troppo presto vuoi perdere le illusioni e le visioni della gioventù, divenire pessimista, mentre vi è tempo per questo quando sarai più matura negli anni. È vero che le relazioni che abbiamo avuto in questi ultimi anni, la perdita della tua buona mamma, sono cause efficienti per far vedere il mondo sotto un aspetto poco favorevole. Ma non bisogna fare di tutto un fascio solo e così non giudicare la società come una ragazza più o meno sfaccendata e insulsa. Le donne colte in genere fanno pazzie perché si atteggiano ad uomini, ma quando sotto il velo del sapere sanno conservarsi donne gentili e affettuose, hanno il sopravvento sulle altre. Così io ti vedo e ti desidero. Se ho cercato di indirizzare la tua mente allo studio e procurato di metterti in condizioni di elevare ogni ora la tua cultura, non volevo che fosse a scapito dell'animo e di farti scettica. In questo momento forse la solitudine ti ha indotta a uno studio troppo analitico dei tuoi simili e ne hai studiati i difetti, ma con uno sguardo più sintetico attorno a te vedrai che vi è anche del buono e che l'impressione che ti pare di fare sugli altri è forse effetto in gran parte di immaginazione. Meglio di ogni altro, io comprendo il tuo pensiero. Dammi retta e segui la tua via con lo stesso entusiasmo del passato. Non ti lasciare trascinare troppo a filosofare, ma pensa a godere della campagna e a aspirare a pieni polmoni la gioventù. Addio, addio, addio mia bella, addio, l'armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Vivere di attese e di speranza. E io ti parlo come se ti avessi presente. E questo doloroso amore deve vivere ancora. Nonostante tutto, non sento che lui. Lui, 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 sempre lui. Lui, che mi aveva anche promesso una istantanea in uniforme. Nessun altro uomo saprebbe darmi la ragione e il bisogno di vivere. Dalla trincea godo di ottima salute. Cara contessa, mi dispiace che sino ad oggi abbiamo combattuto senza avere un risultato, ma solo per la rovina di tante famiglie.
Ci dicevano che gli austriaci sono alla fame, invece stanno meglio di noi. Noi, se moriamo, moriamo per la grandezza dei cimiteri. Mi hanno detto che il contino era a Bergamo in licenza e l'ho incontrato. Il sole è caldo, l'aria trasparente, la natura smagliante. Se avessi l'anima in pace, potrei forse sentire di più tutte queste cose che mi circondano. Ma l'anima non sente la quiete delle cose, perché in lei non vi è quiete. Una continua, faticosa vicenda. J'ai le cœur glacé. Cara contessa, ho ricevuto il suo pacchetto contenente due paio di calzettini e un paio di guanti. Io posso altro che ringraziarla tanto del suo disturbo e del suo favore che ha fatto verso di me. Mi sono proprio graditi, perché ho molto freddo e siamo sempre qua all'aria libera. Non si possono fare due passi fuori dalla baracca senza affondare nel fango fino a metà gamba. Quando poi che discendi al piano, battaglione non ha più soldati. Ormai siamo in piena battaglia. Da ieri all'alba la mia batteria lancia continuamente al di là del Piave i suoi gingilli d'acciaio. L'azione tanto attesa, che dovrà segnare la vittoria dell'Italia, è giunta. E possa questa vittoria far traboccare completamente in nostro favore la bilancia della pace, già molto piegata verso l'esito finale. Cimitero di noi soldati, presto un giorno ti vengo a trovare. Tutto crolla, tutto è distrutto, tutto sparisce per sempre dal mio cuore, dalla mia anima. Come maledico la mia debolezza, la mia fragilità, ma in collera con lui non sono. Egli non ha colpa di nulla. Egli è un uomo meschino, piccolo di cuore e di mente. È con me che mi sdegno. Con me, che ho allevato quell'infelice fino ad amarlo, che ne ho fatto una figura ideale, che l'ho creato idolo per adorarlo. Come mi sono potuta ingannare così? Non me lo perdonerò mai, poiché tutti gli amori lasciano tracce nel cuore che neanche il tempo cancella, perché l'anima tutto non dimentica e non ho veduto nulla. E gli ho dato tutti gli ori del mio cuore stupidamente, per poi vederli dispersi. E la sola colpevole sono io, e ho cercato di soffiare la vita in faccia a un'insulsa statua di cera. Io non posso che maledire la mia cieca fede, la mia cieca ostinazione, la mia folle superbia, la mia pazza illusione. Thank you.
Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz. Il cielo è puro, senza una nuvola. Una dolcezza solenne, ineffabile, spira su tutte le cose. Queste sono giornate che merita viverle. El capitán de la compañía, él es ferido, está per morir, e manda a dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. Suoi alpini che mandan dire che non han scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio. Cosa comanda, signor capitano, che noi adesso siamo.